Siamo alla fine di questa partita, la vittoria più netta del Lugano con Loren Kintz, 8-2. Ci voleva dopo partite un po' tirate, anche se quella di sabato è stata vinta 4-0, una bella goleada come nel derby. Sì, il primo tempo però era molto difficile, giocavano molto bene in difesa e poi in secondo tempo, penso dopo il nostro gol, il 3-1 così, sono andato in pezzi e poi non hanno più giocato bene, noi abbiamo fatto reti da reti, reti. Giocavate la miglior difesa, era il Losanna con 99 gol, voi con 100, si pensava una partita che potesse finire 2-1, 3-2 o magari anche 1-0, è finita 8-2, clamoroso. Sì, abbiamo pensato anche all'inizio che diventerà una partita molto difficile, perché sapevamo che loro hanno un buon portiere, una brava difesa, però oggi non erano pronti, mi sa. Però non eravate pronti neanche voi, perché pronti avete preso un gol abbastanza, diciamo, un po' ridicolo. Sì, era direi un po' sfortunato prendere questo gol, però abbiamo subito reagito e fatto un gol. 4 gol in superiorità numerica, uno in 5 contro 3, uno in 5 contro 4 e altri, praticamente avete solo un paio di volte avete fallito, quasi l'80% di percentuale dai power play, e quelle 3 volte in inferiorità numerica sempre molto bene. Oggi come oggi nell'hockey vinci o perdi con power play, box play, importantissimo che tu fai quelli reti, perché 5 contro 5 sono tutti in Svizzera molto bravi in difesa, allora quelli sono importantissimi che fai questi reti. Quest'anno sei molto migliorato anche in avanti, ho visto qualche assist, ti fanno giocare in terza linea così con giocatori importanti, giocare con Roy forse è un vantaggio. Lui è molto, ha molto esperienza, anche Volski, e io sono ancora abbastanza giovane e quando facciamo un errore così mi danno qualche consigli e parliamo tantissimo, allora fa molto piacere giocare con loro. E oggi sono tornati a segnare anche gli stranieri, gli attaccanti, che mancavano un po' i gol degli attaccanti. E questo ha fatto bene per il Lugano in vista delle ultime 2 partite prima della pausa. Sì, loro sanno tutte che sono importantissimo per noi, però anche noi svizzeri facciamo reti, allora è importante che fanno tutti 4 linee e reti. E quindi se giocate così c'è buone possibilità di fare un buon weekend con Kloten e Daus. Sì, speriamo che adesso domani facciamo un bel allenamento e andiamo avanti così per tentare di arrivare nelle prime 4. Sì, quello è l'obiettivo, la prima stagione c'è.